Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing di questo nuovo prodotto. Che cos'è? Si tratta di un mouse di casa Gigabyte, lo Xenon, e un mouse touchpad sostanzialmente, dual mode touchpad. Vediamo la confezione. Nella parte frontale viene raffigurato il prodotto contenuto, che ha una forma particolare e onestamente apparentemente poco ergonomica. Ci viene indicata la capacità di supporto di multi-touch gesture, quindi la possibilità di usare più dita per dare comandi complessi. Nella parte posteriore vengono raffigurati alcuni di questi esempi di comandi, lo swipe con due dita sopra il touch e anche la possibilità di fare un free scrolling con una parte laterale del mouse. Può essere utilizzato in mano oppure probabilmente appoggiato sulla scrivania. Non sono in realtà riportate particolari specifiche tecniche, sono decisamente poche le informazioni contenute, peraltro anche tradotte male in italiano, perché se vi leggiamo in inglese è scritto The World's First Ever Dual Mode Touchpad Mouse, in italiano invece la traduzione è Avivia Xenon, il primo mouse di tocco con doppio modo nel mondo, che lascia un po' a desiderare. In ogni caso veniamo informati che supporta il free scrolling technology, che dovrebbe essere la possibilità di utilizzare la parte laterale, vedremo poi meglio durante la prova. Ha una distanza di funzionamento di 10 metri, supporta appunto delle multi-touch gesture intuitive ed è compreso un software di casa Avivia che abbiamo già visto implementato in altri mouse da gaming di casa Gigabyte per quanto riguarda il software. Comunque qua un software che si chiama Painter Software, probabilmente qualcosa per disegnare o per sperimentare col mouse. Vediamo la confezione, apriamo la scatola, come già per altri prodotti di casa Gigabyte abbiamo la nostra confezione, un box interno contenuto in vista all'esterno. Apriamo la scatola ed è uscita. Mouse decisamente piccolo per quanto riguarda le dimensioni, eccolo qui. Abbiamo quello che sembrerebbe un sensore ottico nella parte posteriore, si può vedere. Pulsanti laterali su entrambe le parti. Nella parte sinistra abbiamo dei pulsanti che somigliano decisamente al back forward dei mouse normali, mentre sulla parte destra abbiamo dei pulsanti sicuramente proprietari per alcune funzioni che vedremo durante la recensione. Ok. Questo qua dovrebbe essere il right key, come possiamo leggere nella parte superiore del mouse, e poi abbiamo il tasto accensione, via dicendo. Il box per le pile è ovviamente nella parte bassa, dove abbiamo anche il vano per riporre il ricevitore USB. Il ricevitore USB ovviamente contenuto nella confezione, abbiamo anche due pili di tipo AAA, mi sembra, e nella parte bassa sotto il mouse una piccola guida introduttiva che ci spiega ad esempio alcune gesture che potremmo utilizzare, ad esempio swipe con due dita da destra a sinistra per tornare alla pagina precedente, da sinistra a destra per andare alla pagina successiva, no? Per esempio funzione foto precedente swipe con due dita in basso, foto successiva swipe con due dita in alto. Ecco qua ci sono un attimino le informazioni che riguardano la conformazione del mouse. Vediamo che impugnando il mouse in questo modo abbiamo una zona operativa nella parte alta che viene raffigurata qua, se si può apprezzare tramite video, quindi in questa parte centrale, con possibilità di effettuare free scrolling probabilmente nella parte laterale, da vedere meglio. Ok. E poi il mouse può essere utilizzato anche in parte orizzontale con una parte scrolling laterale e il touch zone. Vedremo durante la recensione sul nostro portale www.extremeorder.com il funzionamento di questo mouse, magari con un video, perché è un prodotto strano e quindi anche interessante. Alcune informazioni sull'autonomia del mouse e anche qualche impressione sul comfort, perché comunque le linee abbastanza spigolose dovute anche alla necessità di avere una superficie piatta superiore, come potete vedere, sicuramente non lo rendono molto confortevole se può essere utilizzato come un mouse. Quindi continuate a seguirci sul nostro sito www.extremeorder.com. Un saluto a parte lo staff.